Era il settembre del 76, quando eravamo con Maria Caniglia e Tito Gobbi, numi canori del melodramma Celeste, al Teatro del Giglio di Lucca a presentare un mio libro sugli interpreti di Puccini, quando arrivò la notizia della morte di Maria Callas. Maria Callas era stato uno dei miei idoli della mia giovinezza, perché l'ho sentita cantare la prima volta alle Terme di Caracalla in Roma nel 48, in Turandot. Aveva una voce che era una forza della natura. All'aperto, davanti a 20.000 spettatori, questa voce dominava e volava. Mi aveva subito impressionato e poi l'ho seguita per tutta la carriera, tant'è vero che appunto in quell'occasione mi venne in mente di scrivere una prima biografia di Maria Callas e mi chiusi al ritorno a Roma nella mia cameretta e scrissi questo libro di getto, un saggio su Maria Callas, corredato da tutto il materiale che avevo raccolto appunto in diversi anni di spettatore critico a tutte le sue rappresentazioni più celebrate, esaltanti la prima della Medea di Cherubini al Maggio Musicale del 53, travolgente dell'anno precedente del 52, l'anno rossiniano sempre al Maggio Musicale con l'Armida di Rossini diretta da Tullio Serafin, con le scene, i costumi e la regia di Alberto Savinio. E poi ho visto lei nei Puritani accanto al mitico Lauri Volpi, e a Lauri Volpi scrissi in quell'occasione perché mi facesse una presentazione a questo saggio che mi venne puntualmente da lui, che oramai si era ritirato a Valencia in Spagna, la presentazione, ricordando appunto che lui aveva avuto l'avventura, lui sessantenne ma ancora con una voce leggendaria, Lauri Volpi, i suoi famosi do diesis sovracuti, che sono dei lunghi appuntamenti alla luna, come scrisse Bruno Barilli, poteva associare la sua voce alla trentenne Maria Callas e dar vita all'Opera di Roma, a un trovatore nel 53, cioè centenario del trovatore, l'Opera Romana di Verdi, che è rimasto nei cuori di tutti gli spettatori, insomma, esaltanti, Giacomo e Maria insieme nella Lucia a Firenze, sempre nel 53, e lui 61enne e lei 30enne, lei era del 23, e sembrava di essere tornati, come è stato scritto, ai tempi nei quali ai grandi cantanti venivano staccate le carrozze dai cavalli o i cavalli dalle carrozze, portati così di persona, di spalle, al trionfale rentré in albergo, dove ancora cantavano un brindisi e erano osannati. Erano tempi d'oro ancora, gli ultimi grandi tempi della lirica, con Maria che intanto aveva ancora la vocalità del soprano di agilità, mischiata a una vocalità di soprano drammatico di agilità, e aveva tre voci in una, come è stato detto, tre ottave, intanto illimitate, qualunque sconosciuta a qualunque altra voce umana. Queste recite mi sono rimaste nel cuore e ho cercato di trasmettere in questo libro le sue 50 interpretazioni, appunto 50 opere diverse che lei ha cantato o soltanto registrato in disco.